questa è un'iniziativa che ormai ha 10 anni di anzianità. Lanciamo la stagione balneare, spieghiamo quelle che sono le nostre iniziative, ma raccontiamo anche alcuni problemi di questa città dal punto di vista turistico, balneare. Quindi oggi alla presenza dell'assessore Caudo, del presidente del municipio e tutta un'altra serie di rappresentanti istituzionali, vedremo come cambiare il sistema balneare romano. Penso che la questione di fondo sia sempre quella di uscire da una crisi economica che non solo riguarda il settore delle attività economiche legate al turismo e alla balneazione, ma come sappiamo riguarda un po' più in generale tutti i settori produttivi. L'amministrazione comunale può aiutare molto l'uscita da questa condizione, anche con, lavorando insieme agli operatori. Questa città, Ostia, questo pezzo di città di Roma ha il grande vantaggio, ma c'ha anche il grande svantaggio di essere il mare dei romani, quindi i romani ne fanno un'occupazione totale, oserei dire super totale, e non c'è spazio per i turisti non arrivano, non vengono, non trovano le condizioni d'accoglienza adeguate e quindi noi marchiamo passo, facciamo risultati economici che vanno intorno al 10-15% in diminuzione da almeno un paio d'anni. Io conto moltissimo di aumentare e di migliorare i servizi per gli italiani, ma incentivare ed entrare nel sistema internazionale dell'arrivo del turismo. Noi praticamente abbiamo il turista romano che viene a Roma dall'estero, io lo chiamo turista romano, è un turismo che si realizza sostanzialmente un giorno e mezzo di presenza. Vedono il Colosseo, poi vedono il Papa e vanno via. Invece no, devono capire che c'è molto, c'è la nuvola, c'è l'acquario, ci sono gli stabilimenti balneari, le attività imprenditoriali che sono legati poi ai porti, i porti di Ostia, lo sviluppo del porto di Fiumicino, l'aeroporto, quindi gli arrivi forti, noi abbiamo un grande vantaggio, siamo vicino agli aeroporti e quindi praticamente presentare all'esterno una bella immagine internazionale, una bella immagine di organizzazione che fa il sistema. Il turista oramai non viene per una cosa, ci sono vari tipi di turismo, vanno raccolti tutti. Litorale romano significa che noi abbiamo un riferimento come minimo a 4.800.000 abitanti, che è tutto quello che gira intorno all'area romana. Sono 1.900.000 addetti, il secondo polo per attività economiche d'Italia. Quindi questo già costituisce un bacino importante, perché il turismo balneare non è più un turismo estivo, non è più un turismo da spiaggia, è tempo libero, è il sabato, i fine settimana, sono gli eventi. Quindi attorno a questo questa possibilità si deve costruire il modello di sviluppo turistico, e in questo ci sta anche la quota ovviamente di personale che viene dalle altre regioni d'Italia e che viene anche dall'estero ovviamente. Abbiamo questi nostri partner che ormai sono anni che ci seguono. Il ragionamento più particolare oggi lo facciamo proprio con la Banca Popolare del Lazio, perché sulle iniziative comunali che stiamo mettendo in campo, e quindi parliamo forse di 50-60 milioni di investimenti nei prossimi 2 anni, abbiamo la necessità di un partner economico che ci affianco, e questa è una delle questioni sulle quali oggi sicuramente parleremo e lanceremo all'amministrazione comunale. Noi come Banca Popolare del Lazio abbiamo intravisto subito una categoria economica nei balneari che potenzialmente può produrre reddito per se stessa e per la società che investe. La Banca Popolare del Lazio crede fortemente in questi tipi di investimenti che vanno a toccare il tempo libero degli italiani, in particolare dei romani.
auspichiamo che questa possibilità sia ampliata nella ricerca della clientela anche nel mercato estero. Da parte delle amministrazioni pubbliche noi chiediamo soltanto snellezza burocratica, che faccia sì che l'imprenditore sia tranquillo. Poi per il resto ci pensiamo noi, perché le fonti di finanziamento non mancano. Al Comune gli chiediamo solo di fare atti politici, non ci servono soldi, ci abbiamo tutto, ci abbiamo anche i progetti. Basta che fanno atti politici per decidere che qua non possiamo continuare ad ospitare una piccola frangia dei romani. Dobbiamo aprire dall'Eur fino al mare con un'altra mentalità, un'altra organizzazione turistica. Lo strumento, diciamo, che regola gli aspetti urbanistici dell'attività balneare è uno strumento che interpreta anche un modello di sviluppo turistico, e su questo penso che è uno degli elementi di maggiore interesse da parte degli operatori. Si esce dalla crisi se guardiamo a come sviluppare il modello, diciamo, di attività economica legata al turismo. Certo, restare nel modo in cui si è o pullarsi sul come sono andate le cose in passato ormai non basta più. Io sono convinto che non solo l'acquario, ma tutte le altre attività, sono 13 private e pubbliche, devono entrare in sistema immediato, e abbiamo lavorato moltissimo per far approvare un distretto turistico balneare che pure ci dà una serie di agevolazioni, di procedure, agevolazioni fiscali, agevolazioni economiche agli imprenditori. Bisogna praticamente che noi qui si spinga perché finalmente l'idea di stare insieme e fare il sistema Roma, per far arrivare maggiore turismo e quindi dare occupazione e dare sviluppo. Penso che la questione delle regole, non tanto per restringere il campo di azione degli operatori, ma per ampliarlo, per dargli opportunità e occasioni in più, sia una delle carte che l'amministrazione può giocare, e di questo in parte oggi parleremo. Non possiamo pensare che ad Ostia non si arriva di domenica se non con un percorso di un'ora e mezza. Ad Ostia non c'è nulla che sia riconoscibile nel mondo del brand internazionale. Roma deve fare i suoi book e deve metterci inserito a tutto campo anche il sistema balneare, cosa che purtroppo manca.